Ma buon salve a tutti amici miei e bentornati sul mio canale, io sono Furo Nintendo e un benvenuto a tutti in Super Mario 3D World. Detto anche Bowser Fury, cioè detto anche quello che c'è a fianco, quindi senza indugio iniziamo, senza indugio. Super Mario 3D World! Oh yes, poi farò anche Bowser Fury, cioè dovrò fare una cosa poco alla volta. Iniziamo con il protagonista, andiamo, let's go. Let's go. Eccoci qui, dunque, molto classico nei giochi di Mario, il mondo a pianura. Ed ecco qui, il primo livello, che non ho letto in tempo come si chiama. Dunque, i pulsanti sono sempre gli stessi, di quelli originali, del gioco originale. Comunque, campanella del gatto, power up principale di questo gioco. Mori Goomba. Allora, il primo livello me lo ricordo, francamente. Perché non dico che ci ho giocato, ma lo conosco comunque il primo livello. Ed ecco uno dei collezionabili di questo gioco, la stella verde. Perché dico uno dei collezionabili e non il collezionabile? Perché ce n'è un altro in verità, che vedremo dopo però. Ok, via vita, no, questi. Andiamo avanti. Dunque, quella fata qui, ve la faccio vedere soltanto questa volta e basta. Vi fa vedere solo dal traguardo. È laggiù. Tu coniglio, vieni qui. Tu coniglio di Galaxy. Bene, andiamo al barbecue. E qua sopra c'è una roba epica. Aspetta, un momento. Ah sì. Ecco l'altro collezionabile, amici miei. Ossia, in questo caso eccolo. Oh, non voglio prendere il tubo, dai. Ok, il timbro. Esatto, c'è anche il timbro in questo gioco. Allora, oh, guarda i Goomba gatti, che belli. Qua c'è una vita, se volete. Se volete il ponte ve lo potete fare anche così. Ma c'è anche un altro modo per farlo, che adesso vedrete ovviamente, perché è epico, secondo me, come inizio gioco. Tu, intanto cronometro. E tu, coniglio gigante, vieni subito qui. E ci siamo! Vai, vai Giga Mario! Non distruggete tutto perché il segreto è qui sotto. Ultima stella! Ultima stella verde. Perché hanno deciso di farla verde? Non lo so, ma hanno deciso di fare così. Usiamo di nuovo la campanella. Perché mi è cambiata la videocamera così a caso, boh? E finiamo! Miau! Miau!
Bene. I timbri, una differenza è che da questo gioco è il 3D World originale, è che i timbri stavolta sono colorati. Yes. Perfetto. E quindi a questo punto andiamo direttamente al secondo livello, che si chiama Grotta dei Koopa, sempre con Mario. Let's go. Allora, Koopa. Tra l'altro c'è anche una cosa che si può fare in questo gioco, ossia questo. Ossia si può entrare in un guscio Koopa. Questo qui è uno dei livelli più citati di tutto 3D. Era uno dei più citati di 3D World, adesso non lo so. Adesso non so se riesco. Probabilmente no, però. Tentare non nuoce. Dio per bene. Niente, non ce la faccio. Dammi vita, please. Ok. Allora, qua sotto io non so se andare. Va bene, vieni qua tu. Vieni qua te, che così ammasso il Goomba direttamente così. Sì, bravi, venite verso di me che vi uccido atrocemente. Tu, Koopa, muori. Yeah, che bel drill. Qua non c'è niente, no? Mi piace il suono che producono i blocchi. Poi qui. Ah no, non è qui. Vieni qua, Koopa. Mi piace troppo fare così in questo livello. Non so neanche io perché. Questa è colpa del Goomba, io non c'entro niente. Mannaggia. Oddio, spero di non aver mancato niente, spero. Perché poi non si può più. Ah no, ok. Ed ecco qui la prima. Dicevo, oddio. Ecco la prima stella. Excellent, come dice pure Mario. Adesso dammi il cronometro. Perfetto. Ora Koopa. Scusa, ma mi serve il tuo push. Perché qua di sicuro c'è gente che fa danno. Ecco, fiore. Oddio, meno male che me l'ho distrutto. Vai qua sopra. Una novità di 3D World, che vabbè c'è anche in questo gioco. Appena riesco a salire. Uno e due, ok. Questo, livello bonus. In questo livello bonus bisogna uccidere i Koopa. Non dovete per forza distruggere i Gushi, dovete distruggere solo i Koopa. Uccidere, vabbè. Vai, palle di fuoco. Un'altra palla di fuoco, perfetto. Avanti. Bisogna ancora trovare il timbro, oddio, spero di non averlo mancato. No, mi sembra che si trova qui. Ovviamente se manco qualcosa poi ritorno in quel livello e lo ritrovo, ovviamente. Eccolo qui il timbro. Per adesso gli oggetti di Mario, gli oggetti di questo gioco per adesso sono abbastanza facili. Però questo gioco, se non siete abituati alle meccaniche dei giochi 3D di Mario, questo gioco impunisce, ma tanto. Sappiatelo. Bene, usciamo. Adesso, sti alberi non credo ci sia niente, no? Infatti, solo Goomba inutili. Mini Goomba, tra l'altro. E finiamo con Koopa. Bene. Yes! Stavolta senza Miao, perché vabbè. Nuovo timbro, moneta. Ce ne sono così tanti di timbri che ve ne parlerò proprio avanti, penso. Adesso però qui, ecco, infatti c'è un Black Koopa che bisognerà affrontare. Mario sempre col sudore, eh? Vai, livello dei Black Koopa. Duello con i Black Koopa, infatti. Let's go. Mario, dai. Bisogna togliergli il casco e poi si levano di mezzo. Bene, stella. Bene, ci ho messo subito. Cioè, ce l'ho fatta subito.
Stavolta però non c'erano timbri. Vabbè. Sparisci, citrullo. Bam. Vale, facciamo come ultimo livello facciamo questo per oggi, vai. Cima montagnosa. Esiste l'aggettivo montagnoso? Non lo sapevo. Ok, un livello molto più arduo. Cioè, molto più arduo, molto più lungo dell'altro. Ah, bene, già una stella. Ma guardate questa, che l'ha nascosta qui sopra. Guardate che infame. Che infamia. Che traguardo, eh? Assunto. Allora, spero di avere qualcosa di utile. In questo livello sapete chi può tornare utile? Luigi, perché ogni personaggio ha la sua magia. Per esempio, Luigi è quello che salta più in alto. Mario è quello più... quello più facile da controllare. Quello più maneggiabile. Peach quando salta fluttua. E Toad è quello più veloce. Oh. Vita. Volevi, eh? Muori, pianta piranha. Ma qui è anche uno dei primi giochi. No, non è vero. Già da prima si poteva fare. Sto tubo, dov'è che mi porta? Ah, un altro livello. Oddio. Vai. No. Ok, facile. Oh no. No. Vai, ok. Però comunque danno comunque ansia sti livelli in ogni caso. Ah, di già il timbro? Non era nascosto. Va bene. Va bene. Scendiamo, Mario. Vai. No, 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 no. Ok, più. Morite, please. Qua. Andate qui, dammi la campana. Perfetto. Vai. In molti giochi di Mario io preferisco essere molto molto alternativo per i power-up. Cioè, nel senso, preferirei avere tipo un fiore, una coda di procione, non lo so, queste cose così. Ma in questo gioco fidatevi che è meglio sempre avere quello che consiglia il gioco, quasi sempre. Quasi. Sottolineatevi il quasi. Vai. Campana che non mi serve. Adesso. Roba qua sopra. Sì, che cos'è questo? Ah, devo scalare, ok. Cos'è sto nuovo? Dove mi hai sparato? Oh yes! Questo non me lo ricordavo, te lo giuro. Qua mi sa che c'è una stella, forse. E infatti, lo sapevo. Alright! Perfetto, possiamo concludere il livello allora. No, non lo farò. No! No, oddio. Allora, tu, giga pianta piranha. Schiantati e crepa. No, ho detto. Ho detto schiantati e crepa. Ok, così. Bene, andiamocene da qui. Ma ormai il livello è finito, quindi. E vai. Bene. Va bene. Vai, Gomba là sotto. Gomba gatto, tra l'altro. E tanto perché siamo in tema. Ciao da Violo. Ciao amore. Saluta. Miau. Il gatto più fiero del mondo. Va bene amici miei, spero che questo primo video di Mario 3D World vi sia piaciuto. Come dico sempre, iscrivetevi, mettete mi piace, lasciate tanti bei commenti sulla mia pagina Instagram e Twitch ovviamente, che trovate sotto la descrizione di questo video. Attivate la campanella, condividete il video sui social. E noi furabiotti ci rivedremo presto. Yeah.